Doveva essere vittoria e vittoria è stata, non importa come è arrivata, 3 punti d'oro. Sì, 3 punti d'oro, come hai detto, è molto importante dopo un periodo difficile, quindi siamo molto contenti. Si è visto anche dopo la gara che quanto ci tenevamo a questa vittoria, e questo è molto importante, andiamo avanti così. Tra le cose buone, il fatto che finalmente Verona va in vantaggio, raddoppia e non si fa rimontare, questa era la paura maggiore. Sì, è vero, oggi siamo stati un po' più attenti perché, come è spesso capitato, siamo andati in vantaggio, abbiamo subito gol, ma perché spesso c'è la volontà di subito fare un altro gol. Oggi abbiamo gestito molto bene questa cosa, infatti abbiamo portato a casa 3 punti importantissimi. Certo che se il Verona non si complica un po' la vita con quell'espulsione di Artaud, se non si soffre non si è contenti. Sì, è stato un episodio particolare perché mi ha spiegato che lui comunque subito dopo il fallo ha calciato questa palla e non si era accorto. È stato un episodio sfortunato, ha fatto una grande partita Thomas e niente, a volte devi soffrire, quando dopo un periodo così c'è da soffrire, no? Dobbiamo uscire da questa classifica bassa e questa è la strada giusta. Mi dici che settimana è stata? Perché con il ritiro, che è la prima volta in questa stagione, vi siete probabilmente guardati in faccia, cosa vi siete detti anche prima di questa partita? Come tutte le settimane, noi non è che abbiamo vinto oggi perché abbiamo fatto questo ritiro, sicuramente ha servito perché stiamo insieme 24 ore, ci guardiamo negli occhi e capiamo dove possiamo migliorare, ma sicuramente non è stato solo perché abbiamo lavorato, preparato questa partita bene. Abbiamo sempre preparato quelle partite come oggi, solo che oggi sicuramente qualcosa in più abbiamo messo. Sicuramente le leggi, i giornali, vedi la televisione, lo sai che oggi c'era in discussione Fabio Pecchia, alla fine gli ha dato anche un bel abbraccio, come la vedi da quella questione? No, io penso che sicuramente abbiamo giocato per il mister oggi, sappiamo quanto fiducia ci ha dato e io penso che anche durante la partita si è visto che noi a tutti i costi volevamo tenerlo, perché siamo contenti, sicuramente i risultati devono arrivare, però oggi abbiamo dato una scossa importante. Godiamoci questa vittoria che è preziosissima, quanto girano le scatole però per non aver fatto i punti a Cagliari e col Bologna verserebbe un'altra classifica? Sì, è questo, che comunque abbiamo disputato anche in casa col Bologna un'ottima gara. Poi nel calcio sono episodi, no? Sicuramente è un peccato pensando indietro, no? Potevamo avere un'altra classifica, però ora pensiamo magari a ripartire forte ora. Magari con tutti gli infortunati a disposizione, oggi si è visto, no? Che mancava soprattutto davanti l'alternativa. Sì, sicuramente mancava qualcuno, no? Perché spesso qualcuno è infortunato e questo, però dobbiamo abituarci a questo, chi gioca deve avere fiducia e comunque è stato così. Oggi c'erano quei 11 in campo e hanno giocato per tutti, poi la settimana prossima sarà un altro, ma questa è la strada. Dimmi del tuo campionato, perché oggi forse hai fatto la miglior partita, hai rubato palloni, hai aiutato anche in impostazione Zuccolini, intanto come ti trovi con i due mediani anziché il centrocampo 3? No, io ho sempre detto che posso giocare tutti i centrocampo, tutti i moduli, però sicuramente a due mi piace molto. Poi con Bruno mi sto trovando bene, che stiamo sempre vicino e possiamo sfruttare le nostre caratteristiche. E questo sicuramente sono felice che ho fatto una buona partita, però penso prima alla vittoria di squadra, che questo è molto importante. Al di là della Coppa Italia, del derby col Chievo, mi spieghi come riusciamo a sapere che poi non ricade più il Verona negli errori che ha fatto vedere le scorse settimane, perché è bello sì la vittoria, la paura però è che si ritorni a fare un passo indietro. Ma io penso che in Serie A è normale, cioè non è che puoi vincere tutte le partite, quello deve essere chiaro, no? Poi io penso che l'errore più grave è pensando a quello che è successo, dobbiamo ora pensare alla prossima partita e fare quello che abbiamo fatto oggi e poi piano piano raccogliamo i punti. Però penso che il lavoro paga, abbiamo lavorato sempre bene, sempre creduto nei mezzi che abbiamo e prima o poi paga. Fare un gol anche a te, te lo dico, perché pochi attaccanti adesso. Sì, devo sicuramente sfruttare di più anche il tiro, però oggi era una partita così, dobbiamo stare compatti e non rischiare come abbiamo rischiato già.